Cari concittadini, buonasera, buonasera da Palazzo di Città, oggi 19 ottobre 2020, ore 21 circa. Allora, volevo aggiornarvi sulla questione dei casi Covid a Striano. Io ho sentito molto parlare, insomma, volevate avere notizie ufficiali, ma torno a ripetere, se notizia ufficiale il Comune deve dare è solo perché l'ASL ci ha notificato e ci ha dato certezza dei casi positivi a Striano. Prima non possiamo assolutamente dire nulla. Mi rendo conto che l'ansia, che come dire, la preoccupazione insorge in tutti noi perché c'è difficoltà, non si sa nulla. Stiamo vivendo un momento molto particolare. Un momento particolare perché? Perché nonostante il lavoro incessante che sta facendo l'ASL si è in affanno totale, quindi tutti gli organi preposti sono in affanno totale. Noi come comune cerchiamo di tenere la situazione sotto controllo. Allora, per quanto riguarda i casi Covid a Striano, oggi ne abbiamo 23 più uno che ne avevamo. Abbiamo attualmente a Striano 24 casi positivi al Covid-19. Quindi questa è la situazione reale, la fotografia ad oggi, a questo momento. Mentre in isolamento fiduciario abbiamo 53 persone. Allora noi questi dati possiamo darli nel momento in cui l'ASL ci comunica ufficialmente via PEC quali sono i dati positivi. Purtroppo state vedendo che la curva sta crescendo in modo esponenziale negli ultimi giorni. La Regione Campania è quasi tutti i giorni abbiamo 1500-1600 positivi al giorno, quindi ci rendiamo conto che la situazione non è assolutamente facile, anzi noi stiamo vivendo una situazione molto più drammatica del mese di marzo e aprile, che è come quello che abbiamo vissuto 6-7 mesi fa, quindi bisogna fare molto attenzione, la situazione assolutamente non è bella, è una situazione che mette a dura prova anche noi, a noi strianesi, perché noi abbiamo una difficoltà oggettiva. Sapete che noi fino a qualche giorno fa avevamo un solo caso a Striano, in un batter d'occhio, in 3-4 giorni abbiamo avuto decine di positivi, infatti oggi siamo a 24 positivi. Appunto, perché la situazione non è bella, abbiamo fatto una videoconferenza poco fa con gli organi superiori, allora io chiedo a voi strianesi e faccio appello alla vostra responsabilità, alla nostra responsabilità di strianesi, di stare molto attenti, perché noi possiamo mantenere fin quando riusciamo a tenere contenuto e riusciamo a tracciare tutti i contatti, ma altrimenti noi rischiamo una chiusura generale del paese, una chiusura generale che ci viene imposta da organi superiori. Noi questo dobbiamo scongiurarlo, perché sarebbe una gravissima perdita per le nostre attività commerciali, per la nostra vita quotidiana. Allora dobbiamo fare attenzione perché se non sia mai Dio andiamo in un lockdown generale e soprattutto gli organi preposti fanno diventare Striano zona rossa, noi abbiamo grosse difficoltà, prevalentemente per le famiglie, per le attività commerciali, significherebbe chiudere tutto. Le zone rosse sono veramente non sono una cosa bella. Noi dobbiamo scongiurare questo pericolo e per scongiurare questo pericolo abbiamo bisogno della vostra grande responsabilità, la responsabilità che voi avete dimostrato nel mese di marzo e di aprile quando eravamo in piena pandemia. E allora in quel momento è venuta fuori il nostro orgoglio, la nostra forza di volontà e soprattutto la nostra forza per difendere il bene comune, quel bene comune, il bene principale che ognuno di noi ha, la vita. Adesso siamo in una fase molto delicata, una fase delicata che noi possiamo, solo noi siamo artefici del nostro destino e noi dobbiamo curarci, dobbiamo stare attenti. Io faccio appello ai genitori, mi rendo conto, le scuole chiuse, i ragazzi non si riescono a trattenere in casa, cercate di evitare di farli uscire questi ragazzi, cercate di farli scorazzare per la città senza mascherine. Io faccio appello ai più anziani, alle persone che girano per le strade, utilizziamo i mezzi di precauzione, perché utilizzando la mascherina noi riusciamo a trattenere il virus e cerchiamo di evitare le cose che si possono evitare.
cerchiamo di evitare feste, festini, assembramenti in case. Vi prego, aiutiamoci, perché altrimenti abbiamo una grossa difficoltà. Torno a ripetervi, noi non possiamo rischiare di chiudere una città intera. E la colpa poi non è del sindaco, non è dell'amministrazione comunale, non è neanche della città, ma se ci chiudono organi superiori che ci impongono Striano zona rossa. Noi non dobbiamo assolutamente correre questo pericolo, dobbiamo scongiurarlo. Sono certo che ci riusciremo insieme, perché l'amministrazione comunale vi avvicina. Se voi non mi avete sentito in questi 3-4 giorni è perché io non avevo nessun dato ufficiale dell'ASL. L'ultimo mio comunicato è stato quello che abbiamo detto che avevamo un solo contagiato a Striano, ma io non posso venire qui a parlare a nome dello Stato, a nome della mia comunità, e dirvi cose su test sierologici, su test che si inventavano positivi. Io posso parlare, io devo parlare alla mia città, al mio popolo, alla mia cittadinanza, nel momento in cui ho dei dati certi che mi vengono trasferiti da istituzioni, cioè dall'ASL. In questo momento abbiamo ricevuto oggi il contagio dei positivi, abbiamo ricevuto il numero dei positivi, abbiamo notificato le ordinanze, e allora oggi, solo in questo momento, io posso parlare alla mia comunità. Non posso farlo prima, non posso parlare a vanvera. Allora io voglio concludere questo videomessaggio chiedendovi la massima attenzione. Noi ce la stiamo mettendo tutta come amministrazione, però adesso dobbiamo mettercela tutti insieme, come una grande famiglia, come abbiamo fatto 6-7 mesi fa, perché noi siamo una grande famiglia e dobbiamo difenderci il bene comune, dobbiamo difendere la nostra vita. Mi raccomando, i giovani, non uscite perché siete un pericolo di contagio per i vostri nonni, per i vostri genitori, per i vostri zii, per le persone più anziane alle quali voi tenete. Allora, io vi lascio augurandovi una serena notte. Faccio un augurio a tutti i contagiati di Striano, coloro i quali hanno contratto il virus, di stare tranquilli, perché è una fase che si supererà. Ringrazio i medici di base per il lavoro che stanno facendo, di nuovo come abbiamo fatto nel mese di marzo e aprile. Ringrazio le forze dell'ordine, ringrazio tutti voi, ringrazio gli istrianesi uno ad uno per il grande senso di responsabilità che metteranno in campo da domani mattina. Grazie e buona serata a tutti.